Twitter ha comunicato che durante le elezioni americane ci sono stati circa 470.000 retweet da parte di account riconducibili al mondo russo, alla Russia, che fisicamente erano in Russia, e ce ne sono stati circa 50.000 di retweet per quanto riguarda invece i contenuti di Hillary Clinton, sempre provenienti dal mondo russo. Si sostiene che in qualche modo la Russia abbia interferito con le elezioni americane. È un po' il trend di questo periodo in cui continuano ad uscire dati distribuiti nel tempo. Ora, questo è un po', sicuramente un po' bizzarro, nel senso che queste piattaforme sono assolutamente in grado di produrre questi dati con grande facilità, con una semplice interrogazione al loro database, senza doverli continuare a scoprire nel tempo, e quindi già questa sembra una tattica di comunicazione orientata a riportare sempre all'attenzione dell'agenda mediatica questo tema di interferenza. Altra considerazione, ci sono siti come SEO Clerks, per esempio, questo è un esempio, in cui la maggior parte dei servizi che vengono offerti hanno a che fare con retweet, account falsi, bot, eccetera, e la maggior parte di questi servizi vengono prodotti da persone che vivono in Russia, ragazzi che da casa smanettano e vengono pagati, utilizzando piattaforme intermediari, per darti servizi di questo tipo. In sostanza, se tu oggi vuoi comprare dei retweet, probabilmente chi accetterà l'offerta si trova nel territorio russo, e i prezzi oggi sono davvero bassi. 5.000 retweet costano $8, quindi significa che quei 500.000 sono stati pagati $800. Risulta quindi evidente quanto queste affermazioni siano di stampo puramente politico, più che di comunicazione di quello che è avvenuto all'interno di una piattaforma o nel mondo dei social network, dei retweet o di questo genere di affari, come dire.